Via Nicolardi da oggi riapre al traffico veicolare su entrambi i sensi di marcia. Dopo anni terminano gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata ed anche i disagi causati dalla chiusura della corsia in salita. I lavori della strada, importante arteria di collegamento tra Capodimonte e la zona ospedaliera, hanno riguardato anche il sistema fognario. Negli ultimi giorni, in sinergia con gli assessorati all'ambiente e ai lavori pubblici ed intesa con la terza municipalità, è stata ripristinata la segnaletica orizzontale, posizionate grate per la raccolta delle acque e disposta con asia una pulizia radicale delle aiuole. Ci stiamo molto impegnando per in questa direzione. Questa strada è molto importante perché collega via San Rocco con via Pentecolli Aminei, che quindi è importante per tutta la viabilità cittadina in quell'ampia zona. Però è un piccolo tassello di un intervento molto più ampio che sta portando avanti il Comune di Napoli. Via Nicolardi è soltanto l'ultima delle strade completamente riqualificate dal Comune. Termineranno tra qualche giorno anche i lavori di ripavimentazione di via Renaccia e stanno per partire quelli di via Santa Maria Cubito e via Manzoni. Il più ampio piano di restyling delle arterie strategiche per la mobilità cittadina ha già interessato Corso Umberto, via Cupa Imparato, via Sartagna e viale Fulco Ruffo di Calabria che dà accesso all'aeroporto.